quella volta che decido di sgarrare, Impazzisce. sgarro dalla mattina alla sera e sono capace di mangiarmi di tutto e di più, cosa che lei dice. Ma basta, dico no, si lama Sì, fa, dico. tutto, dolce, Comunque primo, sì, abbiamo il secondo. DNA, la fame, mangiamo tanto, È ragazzi, vero, perdonateci. sì, questo è il nostro grande difetto. Chi è più probabile che salti l'allenamento in palestra? Nessuno, perché Nancy vorrebbe saltare, ma Carlinda la obbliga e quindi Nessuno salta l'allenamento in palestra, è vero? Pure con Sempre. Poi ci sta questa ragazza che ci ha fatto un sacco di domande troppo belle, devo dire tutte belle, ma questa ce ne ha fatte tante, quindi adesso rispondiamo a tutte. Ho paura. Chi è più brava a letto? Cioè, che domanda è? 3, 2, 1. Io dico Nancy. Così dico male? Diciamo che la domanda è strana, come faccio a sapere se lei è brava a letto, se io sono brava, cioè bisognerebbe chiedere a qualcun altro, no vabbè, ho anche vergogna solo a parlare. Però io per intuito dico Nancy, perché secondo me lei è quella tipica ragazza che sembra ma sotto è vero, ragazza, le ragazze più timide, più tranquille, poi sono pazze. Me la immagino lei con i capelli legati, con la frusta, il body leopardato, te lo metti il body leopardato. Con la frusta, il body leopardato. Cose da pazzi a saltare sui piedi, le Ma che è fruste. salta decida. Fruste, gli scopettini, tutte le cose strane, la immagina lei, le manette. Poi torna a casa tutta bella, lei Vai, buon lavoro. Poi, chi è che prende di più l'iniziativa per fare shopping? Io direi tutte e Ah, due, sì. però, allora, Carlita compra di più, però. esatto, chi prende l'iniziativa tutte e due? Beh, però chi compra di più, capita sempre di più, non si fa ancora Si niente da selezione. chicchia. Non si tratta di essere ricchio, perché non trovo mai niente che voglio, perché ho mille cose, dico, oh, voglio così, È vero, è più difficile. Io invece, che bello, vado a casa mia, bello questo, bello, torno a casa con miliardi di cose, poi tipo me ne piace una, il resto, mamma, ma ti serve? Nancy, ma ti serve? Tipo alla fine mi pare una E dico, cosa. perché ti compri tutte queste cose? Vado a cambiare. Paranoica? Scusa, stavo ancora con le cose aperte. Sì, Nancy, sicuramente. Nel senso che Nancy è la tipica persona che un po' più pensa a cose un po' più negative, che Non magari potete fare dei film, magari, Sì. secondo me. Diciamo che la tua passione per l'horror si scaturisce anche nella tua vita. Perché pensi cose proprio film a luci rosse, no? Ah, luci rosse no, 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 luci rosse. Horror, sì, lei, thriller, paranoiche, sì. io dico, ma come fai a pensare ad avere queste Dico, paure? attenzione, però potrebbe Queste succedere cose? questo. Oddio, cioè veramente, però forse che io sarò scema, ma non ci arrivo proprio, neanche volendo, non è che in una delle mie giornate più nere riesco a pensare così in negativo. Chi è più stonata? No! Ragazzi, avete visto nella Whisper Challenge, però io non c'entra là, è il bello che ho Andate a vedere il video Whisper Challenge e capirete chi è più sonata fra Carlita e Diciamo Nancy. che ce la giochiamo molto, non siamo nate con... sole mio, stan fronda te, oh sole mia, stan fronda te. Ti faccio pure la Ennio melodica. Voto? Zero! 10! Chi è la più pazza quando andate a ballare? Ma sei tu a ballare! Yeah! I got the power! Guarda come la faccio tu quanti poi. Madonna, questa quanti drink ha bevuto? Zero! Perché perché così, sto proprio così naturale, proprio con l'acqua fresca! Chi russa fra voi due? Io sto naso di merda che mi ritrovo. Praticamente io, cioè il mio naso è il mio tallone d'Achille perché comunque ho adenoidi e roba che ho avuto e alla fine mi è rimasta sta roba di russare nel naso. È una rovina. Nancy, quando dorme, mi dovete chiedere, ragazzi, sapete che mi sembra? La principessa sul pisello. No, è una cosa lucidosa. Lei dorme, sembra che è morta. Cioè, veramente non si sente neanche un alito e lei dorme tipo così, Sì, guardate. però io se sento il minimo rumore, cioè scappo tutto in aria, è vero. sono sveglia e uccido tutti. Attenzione, entrate quando dormo nella mia stanza. Uccido tutti. Perché tu la vedi, sembra un angioletto, lei così, tutti i capelli in ordine, Sì. come se sta dormendo su pisello e non emette un suono, neanche niente, che tu dici, ma questa è morta. Poi, come per esempio, magari uno fa tipo così, tac, lei. Mi hai svegliato! Oh mio Dio! E tu dici, ho paura!
Ormai anche Maison du Monde, quando mi viene entrare, si mette le mani nei capelli. Dice: oh, il cane è bruta. Ci smuta il negozio. A breve, poi, infatti, devo andarci e devo di nuovo comprare tante cose. Aiuto! Su Maison du Monde. Su Maison du Monde. Chi è la più ecobio fra voi due? Carlita! Certo, sono io la più ecobio, che domani. Anche se Nancy è brava, devo dire la verità, da che è iniziato il mio percorso tanti anni fa nell'ecobio, lei mi ha sempre seguito, si è sempre trovata benissimo con tutti i prodotti. Infatti, che io le consigliavo. Mi fate sempre i complimenti per i capelli, merito dei prodotti. E anche per la pelle, sì, c'è questa pelle di rosa, guarda qua. Non si direbbe che hai 55 anni, non hai una ruga, sei... No, io ho appena fatto 18 anni, sei stupida! Allora, non vengo alcuni di voi che mi dicono: ah, mia sorella fa la cattiva, si compra le creme così, invece lei no, sempre, si è sempre trovata bene. Anche perché se non mi picchiava, se non mi stavo ero obbligata. Ragazze, praticamente abbiamo letto solo la metà della metà delle domande che ci avete fatto. Delle domande. Quindi facciamo così, ragazze, noi ci fermiamo qua per adesso. Poi magari, se volete una seconda parte di questo video, sempre con le domande più pazze, che veramente ne abbiamo tante tante, metteteci tanti pollici in su. Se raggiungiamo 10.000 like, facciamo subito subito anche la seconda parte e la carichiamo al più presto. Lasciateci qui sotto nei commenti le domande che vorrete a cui rispondessimo, oddio, con questi consuntivi, nel prossimo video. Most likely to strane, più originali, piccanti, ragazze, intrichiamoci dei fatti di Nancy si deve aprire al mondo di YouTube. Mi sembra quell'icona su WhatsApp o su Instagram di quella bambina. Sì, quella sei tu proprio. Con la differenza che tu però c'hai pure i coltelli in mano, così, i coltelli per i coltelli. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per la mia sorina Nancy. Tanti pollici in su, perché è brava, è carina, è dolce, è gentile. Però poi... Però non mi svegliate la notte. Non dimenticate quelle scene porno hot, manette, cose, body leopardati, robe da pace. Quindi diamo tanti tanti baci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!